dalla traversata dello stretto di Grillo è passato tanto tempo, come è cresciuto il movimento da allora? Ma l'idea delle, in qualche modo delle imprese folli non è cambiata. Stiamo facendo questo giro con dei pulmini elettrici per la Sicilia per dimostrare a tutti i siciliani che anche quando vuoi fare una cosa folle, se ci credi per davvero alla fine ci riesci. E magari andare a governare questa regione è una cosa folle, però noi ci stiamo credendo talmente tanto che sono convinto che riusciremo a fare bene. E cosa chiedo a tutti? Chiedo a tutti di davvero di liberarsi le mani. Solo se avremo una maggioranza all'interno del Parlamento regionale potremo finalmente fare quello che tutti si aspettano, le riforme per i cittadini, metterli al centro finalmente dell'agire politico. E in questi anni ci hanno sempre preso in giro. Io li votavo anche io quelli lì, ma poi alla fine ho smesso di farlo perché la disillusione e le illusioni che mi hanno creato sono state talmente grandi che non, a un certo punto smetti di crederci. Però non possiamo abbandonare tanti cittadini in quel settore del non voto, dobbiamo recuperarli. Oggi c'è una forza politica nuova che non ha mai governato, chiedo solo a tutti di metterci alla prova. È una battaglia difficilissima, non ci stiamo illudendo assolutamente di niente, noi continuiamo a lavorare con la stessa serietà, con lo stesso impegno che ci abbiamo messo in questi 5 anni. Non ci illudiamo anche perché è incredibile, ma noi abbiamo la lista, il candidato presidente, abbiamo il programma. Per noi potremmo votare anche domani mattina, il problema è che mancano gli avversari, quindi fino a quando non li vediamo in campo schierati non possiamo ancora capire se ci sono delle reali possibilità. È bello vedere però che ad agosto la gente è interessata a parlare di politica, a parlare di soluzioni ai problemi, a parlare di progetti, a fare un bagno di folla appunto al Movimento 5 Stelle e a trattare i temi della Sicilia. Io sono molto fiducioso, l'ho detto dal palco, non ci ho mai creduto come ci sto credendo adesso. Secondo me è davvero un nuovo corso per questa nostra regione. Ma è incredibile vedere come sui giornali non si parla di un'idea, di un progetto per la Sicilia, si parla solo di poltrone. Cioè i partiti ci hanno abituato, ormai loro parlano solo di poltrone, chi sarà il candidato, chi sarà il suo vice, tutto quanto. Questo la dice lunga sulla qualità delle idee che possono mettere in campo, qualora ne hanno. Però per carità, li stiamo ad aspettare, vediamo quando arriveranno. Noi intanto andiamo avanti, stiamo cominciando a raccogliere tantissime idee e progetti dei cittadini. Questa è la cosa più bella, perché la Sicilia davvero, io sto incontrando cittadini che mi stanno raccontando di una Sicilia che ogni giorno, nonostante la politica, non per merito della politica, ma nonostante la politica, è una Sicilia grande ed è una cosa meravigliosa. Già domani andremo a visitare qualche altra azienda, qualche altro luogo, e davvero ci stiamo scoprendo un mondo che davvero in 5 anni ho girato tanto ma ancora non conoscevo, e questa cosa mi sta entusiasmando troppo e mi sta anche dando grande carica, perché non tutto è perduto e questa è una cosa molto importante. Beh, adesso ha sicuramente un'esperienza maggiore dopo questa esperienza da deputato regionale. Cosa serve al territorio ormai che conosce bene i problemi? Ma alla Sicilia serve una cosa: prendere 30-40 milioni di turisti ogni anno e portarli qui da aprile fino ad ottobre e fargli godere del nostro cibo, del nostro mare, dei nostri beni culturali, delle nostre bellezze naturali, e fargli godere la cosa più importante, che è il quinto elemento, che sono i siciliani, perché noi siamo un valore aggiunto di questa terra, dobbiamo essere orgogliosi di questo. Quindi a tutta Sicilia? A tutta Sicilia ovviamente, forza! Un bagno di folla questa sera a Mazara del Vallo, vedo tutti, vi stanno trattando come delle star di Hollywood. Dopo questi anni di deputazione, un po' di frutti li state raccogliendo. Noi gli vogliamo bene, loro ci vogliono bene, è un grande momento per noi perché possiamo il 5 novembre liberare la Sicilia dai partiti che l'hanno oppressa in questi anni. Poi dipende dai cittadini siciliani, passa un treno o non passa mai più. Cogliamo l'occasione e se dovessimo vincere dal 6 novembre saremo al lavoro per una proposta di legge regionale per abolire i vitalizi, auto blu, e per abolire un sacco di privilegi, tra cui dobbiamo dimezzare gli stipendi ai deputati regionali. Prendiamo quei soldi e li investiamo nelle cose che servono ai siciliani. Beh, la Sicilia è un trampolino di lancio a livello politico, no? Per quanto riguarda le amministrative, ma anche a livello politico, a livello nazionale. Come state organizzando appunto questa campagna elettorale regionale? Noi non la dobbiamo vivere come un trampolino di lancio, dobbiamo sicuramente dire ai cittadini siciliani che hanno in mano non solo il destino della loro terra, ma di tutta l'Italia, perché è una questione di
crederci. Se ci crederà la Sicilia, poi ci crederà tutta la nazione. Come definire questi anni, questa esperienza? Beh, è una grandissima esperienza e mi ha dato l'onore di conoscere tanti italiani, il meglio della nazione. Questo, per questo sarò grato a tutti quelli che ci sostengono e che ci hanno votato. Una serata intensa quella qui in piazza Mocarta a Mazara del Vallo, un grande successo lo potremmo definire, ma possiamo definire un grande successo anche questo tour del Movimento 5 Stelle in Sicilia? Assolutamente sì, devo dire che la risposta delle piazze è straordinaria, Mazara che è la mia città mi ha reso orgoglioso. Io sono molto fiducioso per quello che sarà il percorso del Movimento in queste elezioni regionali, ma anche in prospettiva nazionale. Stiamo lavorando moltissimo, abbiamo praticamente il programma pronto, a breve andrà in stampa. Sono molto contento di come è andata la serata, sono molto contento della risposta delle persone, del calore, perché noi abbiamo bisogno che la gente ci sostenga. Cosa vede nel futuro della Sicilia, ma anche prossimamente anche nel suo di futuro? Cosa farà? Beh, come sai io sono capolista in provincia di Trapani perché dalle nostre primarie sono stato il più votato. È una cosa che mi ha dato molta spinta e molto orgoglio, la nostra bandiera. E quindi ovviamente l'aspettativa è quella di potersi confermare per poter fare una stagione da governo, perché quello è realmente il nostro obiettivo, governare questa regione e cercare di dare delle risposte concrete, perché da opposizione è realmente molto difficile incidere e ovviamente ti trovi ad avere una contrapposizione continua con chi è in maggioranza. Diciamo che ci apprestiamo ad affrontare una stagione molto intensa che speriamo ad affrontare da protagonista e da maggioranza con il governo regionale di questa regione. A tutta Sicilia è lo slogan di questo tour regionale in vista appunto delle prossime regionali della Sicilia. Come lo state vivendo? Come sta andando? Sì, è un momento di grande partecipazione, noi stiamo chiedendo veramente ai cittadini di aiutarci soprattutto a partecipare, perché più di un voto al Movimento 5 Stelle, a Giancarlo, abbiamo bisogno di persone in grado di alzare la testa, in grado di fare questo cambiamento, perché abbiamo una situazione veramente di devastazione, abbiamo visto tutti gli incendi di quest'anno, abbiamo visto un'agricoltura che realmente è in ginocchio, questo a causa di una mancanza di visione, una mancanza di una politica in grado di risolvere problemi, proprio perché non è a contatto con i cittadini, con i problemi reali, sia il governo Crocetta che i governi precedenti. Mancanza di piano rifiuti, mancanza di piano dell'acqua, mancanza di piano incendi, non c'è nulla. Quindi noi fra l'altro abbiamo una consapevolezza, abbiamo costruito un programma in questi 5 anni con i cittadini, quindi siamo pronti nel cercare di dare delle risposte nei vari settori che riguardano appunto il nostro sviluppo, quindi speriamo di andare al governo e di dare queste risposte ai cittadini.